Sono Raffaella di Rete Rifiuti Zero Lombardia e assieme al Comitato La Nostra Aria e al Comitato Aria Pulita Centro Adda, Rete Rifiuti Zero Lombardia si è attivata a partire da gennaio-marzo del 2015 per promuovere una petizione popolare per una raccolta firme che si è chiamata Basta inquinamento di talcementi. Questa raccolta firme ha avuto come obiettivo di informare la popolazione e raccogliere un certo numero di sottoscrizioni sia in via cartacea che in forma online per opporsi alla richiesta di Italcementi di triplicare il quantitativo di rifiuti bruciati presso lo stabilimento di Calusco d'Adda. Le firme raccolte sono state quasi 10.000, la raccolta firma si è chiusa a fine giugno e sono state depositate tutte le firme ufficialmente a luglio del 2015 presso la provincia di Bergamo. Questa è la prima azione significativa che come comitati cittadini abbiamo promosso. Ai comitati si sono uniti tanti cittadini normali, abbiamo formato un coordinamento che è il coordinamento Basta inquinamento di talcementi. Come coordinamento abbiamo fatto tantissime azioni concrete, innanzitutto abbiamo promosso conferenze informative sul territorio, ma soprattutto abbiamo presentato in provincia, presso le ASL, presso tutti gli organi competenti, una serie di osservazioni tecnico-scientifiche con un notevole contributo anche medico per spiegare quali sono le problematiche che sono legate a questa richiesta di talcementi, quali possono essere i pericoli per i cittadini e soprattutto da un punto di vista sanitario. La nostra richiesta a gran voce è sempre stata quella di fare un'indagine epidemiologica con metodo Crosignani per verificare quali sono le condizioni di salute attuali e reali della popolazione, per vedere se questa popolazione e questo territorio possono subire uno stress aggiuntivo dovuto all'inquinamento ulteriore che arriverà con questo ulteriore quantitativo di rifiuti bruciato dal cementificio. Allora, a ottobre del 2014 Talcementi ha fatto richiesta alla provincia di Bergamo per una valutazione di impatto ambientale per poter triplicare il quantitativo di rifiuti bruciati presso lo stabilimento. Il problema è che praticamente Talcementi non chiede solo di bruciare CSS, ma chiede di diversificare i codici CER, quindi di bruciare diverse tipologie di rifiuto. Rifiuti comunque il cui contenuto è, tra virgolette, incerto e soprattutto rifiuti ricchi di metalli pesanti, che sono quelli che poi arriveranno nei nostri territori, nell'aria, nei terreni, nelle acque. Quindi quello che noi ci auspichiamo è che i sindaci chiedano all'ASL e si facciano promotori di un'indagine epidemiologica e anche che i media magari ci diano un po' più di spazio, che diano spazio a un'informazione che sia onesta e piena, non sempre solo parziale, perché alla fine quello che stiamo vedendo, soprattutto negli articoli degli ultimi giorni, post manifestazione e quelli che hanno preceduto questa conferenza dei servizi, è la presenza comunque di verità parziali, perché si dice che le emissioni diminuiranno, ma in realtà quello che diminuiranno è solo di un 10-20% sono le emissioni di NOx. Le emissioni invece di metalli pesanti aumenteranno sensibilmente, parliamo di quote che arrivano fino al 4000%, e questi dati sono comunque documentabili.